abbiamo ai nostri microfoni il ministro della pubblica amministrazione, l'onorevole Dadone, che abbiamo scoperto ha origini pugliesi, soprattutto di Fragagnano. Sì, esatto, io ho la mamma che è cresciuta, è nata qui e mi sento un po' di casa tutti gli anni, vengo da quando sono piccola, per cui ho partecipato volentieri a questa inaugurazione. Senta, il suo governo è molto impegnato nel rinnovare la pubblica amministrazione, soprattutto in questo periodo di coronavirus, potremmo dire, con l'attuazione dello smart working. Certo, in questa fase di emergenza dovevamo dare un segnale importante, che lo Stato non arretrasse, non si fermasse, e quindi abbiamo riorganizzato completamente l'attività lavorativa mettendo il lavoro da remoto. Ora quello che vorremmo fare da qui in avanti è riorganizzare sempre il lavoro sul fronte del lavoro agile, chiaramente con delle turnazioni differenti, magari uno o due giorni a settimana, però questa è la nuova modalità di sviluppo per riuscire a improntare l'ottica del risultato e non della presenza fisica all'interno degli uffici. Senta, per il cittadino quali vantaggi avrà questa riforma che si auspica della pubblica amministrazione, soprattutto stando a casa? Beh, diciamo che innanzitutto non si starà a casa, l'idea è quella di spingere a lavorare molto di più e dando dei risultati che siano dei risultati quotidiani, settimanali, mensili, in maniera che quello che si valuti non sia tanto la presenza o la semplice beggiatura, ma proprio il risultato a fine dell'attività lavorativa, in maniera che i cittadini percepiscano effettivamente che la produzione è aumentata molto all'interno degli uffici. Questo per quanto riguarda i dipendenti, però la possibilità di utilizzare i mezzi informatici da parte del cittadino credo che nel futuro sarà molto importante. Questo è fondamentale, infatti all'interno del recovery plan, gran parte delle proposte di progetto che arrivano dalla pubblica amministrazione è proprio l'ottica di rivedere le procedure tutte digitali, in maniera che il cittadino dallo smartphone o dal PC di casa possa avere tutto senza accedere necessariamente dal vivo all'interno dell'ufficio. Le faccio una domanda politica, è di questi giorni che la piattaforma Rousseau ha approvato un preaccordo con il Partito Democratico a livello nazionale. Crede che questo possa avvenire anche a livello pugliese? Credo che sia giusto che decidano gli attivisti del territorio. Io è vero che sono pugliese d'adozione, ma è una decisione che devono prendere gli attivisti e gli eletti che vivono su questo territorio e lo conoscono bene. Grazie, è stata gentile.